bella puntata che avete fatto oggi. Ma grazie Massimo, la rovinerò io, però fino adesso è stata bellissima. Hai visto una mamma di Pantani? Ho visto Fiorello, ho visto... Fiorello mi ha fatto... Siediti, mi ha fatto una sorpresona. Sì, lo so, che non lo sapeva veramente nessuno. No, nessuno lo sapeva. Lui mi aveva mandato un messaggio, prima o poi ti farò una sorpresa, però siccome lo dice da tanto, non ci avevo creduto. Invece eccolo lì che è arrivato. Come stai Massimo? Bene. È bello averti qua, eh? Ci abbiamo messo un po'. Eccoci qua. Però l'occasione è arrivata perché... Edito da Solferino, che mi ricorda qualcosa col Corriere della Sera. Sì, è il nome della via del Corriere. Ecco, perché stamattina, a parte che ieri sera veramente mi sono letta il libro ed è bellissimo perché non è un diario, è una lettera, no? È una lettera. Sono i miei nove mesi di gravidanza, perché insomma anche un papà anche, ha la sua gravidanza. Mi dati gli occhiali per leggere, per favore, scusate. Solo che io, mentre la mamma gli veniva, diciamo, si ingrossava la pancia, a me si stringeva, perché ho perso 8 kg durante la gravidanza. Perché i chili li davo a mio figlio. No, la verità è che tu hai perso 8 kg perché hai smesso di mangiare dolci. Una specie di fioretto. Completamente. E purtroppo funziona, ve lo posso confermare. Io speravo, dico, smettendo di mangiare dolci, ma non sarà vero che poi dimagrisco. Purtroppo è vero, si dimagrisce, i trigliceridi tornano in ordine, cioè, funziona, non, gli zuccheri effettivamente. Io che mangio chili di cioccolato. Però se la cioccolata è molto amara e tu riesci a mangiarla, essendo amara puoi mangiare la cioccolata amara, questo è orribile, ecco, diciamo che la cioccolata molto amara non crea problemi. Senti, a proposito di dolci, di cioccolato, il libro parte proprio con una festa di compleanno, no? Dove tu parli di questo dolce, che è la tartufata. È un dolce torinese, un meraviglioso dolce di meringa. Guarda, io potrei... Abbiamo 2 ore di tempo? Perché sì. È un'esperienza mistica. Ma arriviamo fino alla fine, credo, no? Abbiamo tutto il tempo. È un dolce di meringa, sul quale, coperto di cioccolato, su cui viene a sua volta spalmato delle scaglie di cioccolato fondente tipo tartufo. Quindi quando tu lo metti in bocca c'è la parte dura della meringa e poi ti si scioglie questo cioccolato. Insomma, un'esperienza. Non me lo dire, sono 9 mesi che non mangio dolci, perché mi dici queste cose? Perché mi ha molto colpito, perché cominci quando c'è questa torta tartufata, dove tu hai soltanto un anno, dove c'è tutta la tua famiglia, i tuoi genitori, i parenti, no? Come si fa sempre quando c'è un bambino piccolo, no? E tu molto sorridente. Poi c'è un altro passaggio di un bel po' di anni. Ho messo 3 istantanee. Sì, proprio. La seconda che tu avevi 10 anni. Io la tartufata e mio padre da solo. Perché mamma non c'era. Non c'era più, e un po' anche i parenti, insomma, c'eravamo ridotti, diciamo. E poi nell'ultimo eravamo io la tartufata da soli e l'unica che rideva era la tartufata. Mi ha molto colpito, ti devo selfie dire. Selfie con la tartufata, insomma. Senti Massimo, questo libro è dedicato a Tommaso, no? Al bambino, al piccolino, a tutta la famiglia, però insomma forse se non fosse arrivato Simona e Tommaso questo libro non sarebbe mai nato, no? Cioè forse questo libro nasce anche da un cambiamento tuo di vita, da un incontro. Guarda Mara, a me è successo questa cosa, era il 2015, e non lo dico perché può veramente riguardare tutti, non me che se ne importa di me, però è una cosa che può interessare chi è a casa. Ero in un momento della mia vita in cui avevo dei punti fermi sicuri, lavoravo in un giornale da quasi 30 anni, avevo una compagna, una moglie da molti anni, facevo l'ospite in televisione da un grandissimo conduttore come Fabio Fazio, dove io, anche lì c'era un papà, che era lui in questo caso, che mi portava la pappa pronta, io dovevo solo fare il mio numero. Ero un figlio... Sempre figlio. Ero figlio in TV, ero figlio nel lavoro, ero figlio a casa. Ma certo, perché tu volevi... Scusa se ti interrompo. Perché? Volutamente tu volevi... Guarda, rimanere figlio. Ho fatto anni di analisi sopra, però diciamo che la cosa è che paradossalmente il fatto di essere rimasto orfano da bambino mi ha cristallizzato nella condizione di figlio, cioè proprio io che non ero più un figlio perché non avevo più la mamma, in realtà mi ponevo di fronte a tutte le persone come un eterno figlio. E io ho deciso a un certo punto, ho maturato anche dopo aver scritto un libro, Fai bei sogni, che fu liberatorio, nel parlare di mia madre. Bellissimo libro, un best seller, ha venduto 1 milione di copie, un libro... Però è stata anche dove tu affronti un grande dolore. Un grande dolore, un grande mistero della mia vita. E quello proprio mi è servito a sbloccarmi. E io ho capito che volevo diventare padre. Però attenzione,
non necessariamente padre di un figlio in carne e ossa, che poi invece è arrivato, ma proprio io volevo diventare padre, cioè volevo imparare a prendermi delle responsabilità in prima persona vere, non fare l'eterno bambino brillante, spiritoso, che cerca l'applauso di tutti, ma alla fine non è responsabile di niente. E quindi quello ho abbandonato tutte le mie zone di conforto e ho cambiato tutto. Però c'è stato un incontro. E poi, con questo lo dico, io sai che ho anche una posta del cuore, io dico sempre che l'amore arriva quando tu hai cominciato a volerti bene. Non è l'amore che ti salva. Me lo sono sottolineato arrivare. Perché mi è piaciuto molto, perché tu a un certo punto tu dici: l'ho riconosciuta subito. Forse perché quelle come lei le avevo sempre evitate dopo la morte di mia nonna, non avevo mai voluto accompagnarmi a donne che avessero la sua bionda sbadataggine e il cuore perennemente acceso a temperatura costante. La morte di tua nonna, perché sto scrivendo a mio figlio, era di mia mamma. Era tua madre, ovviamente. Sì, è vero, cioè, io avevo sempre rifuggito le donne che somigliavano a mia madre, perché proprio perché per rimanere in quella dimensione in cui mi trovavo dovevo trovare delle donne che non mi ricordassero. Com'era tua mamma? Era come la mia attuale moglie, cioè una donna molto, molto bella, molto solare, molto sbadata. Mi ricordo che una volta mi dimenticò a una gita scolastica, tutte le mamme andarono a prendere i bambini e lei andò a prendermi in un altro posto perché si era dimenticata, perché era sbadata, però era talmente buffa che mio padre, che era un uomo molto severo, però la amava da impazzire, quindi accettava da lei tutte queste sue stranezze, che poi erano semplicemente sbadataggini, però era una donna di grande calore umano che teneva insieme una famiglia, era stata... si era trovata nella guerra, mio nonno era morto, lei si era occupata di fatto dei quattro fratellini più piccoli, quindi era una mamma, la sua vocazione era fare la mamma fin da ragazzina, perché l'ha fatta ai suoi fratelli e poi naturalmente finché ha potuto l'ha fatta anche a me. Perché tu poi a un certo punto hai deciso di scrivere quel libro dove hai raccontato tutta la storia? Beh, lì, guarda, ti dico la verità, io volevo scrivere un saggio dove volevo raccontare alla gente, guardate che alla fine... bisogna svegliarsi, non bisogna sempre piangere sulle proprie difficoltà, bisogna avere la forza di non rimuovere un dolore, ma di attraversarlo, che è terribile, no? Attraversare il dolore. Però quando lo attraversi è l'unico modo che hai per evolvere, per crescere. Il dolore è molto utile se non lo rifiuti. E volevo raccontare, e io avevo quell'esperienza, di aver scoperto in tarda età quello che mi era sempre stato tenuto nascosto per 40 anni, come era morta mia mamma. Però ho detto, se io lo racconto in astratto, dico a me, questo è un giornalista di successo, uno scrittore comodo, no, dal suo pulpito farci la predica, ma se invece gli racconto chi sono davvero io, forse divento più credibile. Ed in effetti ti assicuro, Mara, è stata una cosa, al di là delle copie vendute, è il rapporto con i lettori, cioè le decine di migliaia di lettere, io non ho risposto. Quanto mi hai fatto piangere, Massimo. No, ma non hai idea. E quanto ti ho amato. Grazie. Io ho cominciato ad amarti leggendo quel libro, a volerti bene, tu lo sai, perché ci conosciamo poco, però sì. Tutti abbiamo un dolore dentro, tutti abbiamo un segreto che qualcuno non ci ha raccontato, non hai idea i segreti che mi hanno raccontato i lettori delle loro vite, le scoperte che milioni di italiani hanno fatto. Sono rimasto sconvolto io stesso da scoprire che la mia esperienza non era così isolata. Sì, perché hai aperto un file, no, a tutti quelli che hanno dei grandi dolori, no? E allora leggerti in quel libro, veramente credo che tu abbia dato grande forza a molte persone. Qui guarda, a molte persone, perché tu hai avuto il coraggio di metterti a nudo, di dire questa è la mia vita, questo mi è capitato, insomma, e poi detto da te, da un giornalista così rispettato, capito? Cioè, forse anche visto da noi... su un piedistallo, invece quel libro lì ti ha reso una persona normale, una persona sì, è così, normale nel dolore, e questo secondo me, da lettrice, ti dico quello che questo libro ha comunicato a me, però ritorniamo a questo, allora tu parli al piccolo Tommaso che adesso ha 8 mesi e mezzo, ma voglio farti vedere queste immagini. Aiuto. Gira il mondo, gira. Ciao Massimo, so che non ami questo genere di messaggi, però io credo che insieme noi due siamo un bel esempio di come non sia mai troppo tardi per scommettere sull'amore. La gente come me.
Pensa se ognuno di noi alla nascita venisse dotato di un navigatore sentimentale, un po' come quei navigatori che usiamo per viaggiare, solo che qui la destinazione finale è il grande amore della vita, la persona giusta. C'è chi è fortunato e la trova presto, e c'è chi invece sbaglia tante volte strada, si perde e alla fine perde anche le speranze. Poi a un certo punto sente una voce che gli dice: destinazione raggiunta. Ecco, questo è quello che mi è successo la prima volta che ti ho abbracciato. Ho sentito quella voce dire destinazione raggiunta e la sensazione unica e inconfondibile che ero arrivata a casa. Grazie, amore mio, per questo bellissimo viaggio che stiamo facendo insieme. Me ne vado, grazie a tutti. È stato bellissimo, vi saluto. Bello, eh? Eh beh, sono molto bello, sì. Sì, non credo ci sia dichiarazione d'amore più bella di dire mi hai fatto sentire a casa, perché è quello che ogni donna vuole col proprio uomo, sentirsi a casa, no? Che vuol dire tutto, la casa è tutto, è il calore, è l'amore. Vabbè, ma devi parlare tu, non mi fa parlare. Devo riprendermi da questa cosa. È come se fossi in televisione che ascolto Maravegna, cioè lo come tutte le domeniche. Mi devo ricordare che ci sono anch'io qua. Mi sembra di stare davanti al televisore. No, perché è molto bello, molto. Oggi è una puntata. Sì, piena di sorprese. Piena di sorprese, ma anche tante emozioni. Sì, bella, tante emozioni. Paola Turci, insomma, stato. Simona ti ha lasciato. Cioè, siete incontrati, grazie a una. Parlo io. No, guarda, lo dico io, allora lo dico. No. Sono... Chiara Gamberale mi ha fatto incontrare. Si è fatto incontrare una mia amica, una nostra amica, una scrittrice, proprio mia sorella, Chiara Gamberale, ed è stato incredibile perché Simona mi ha conquistato al telefono, non l'avevo ancora conosciuta, solo l'ho sentita al telefono, dicendomi una frase bellissima, dicendomi mi bisogna concedersi il lusso di dire dei no per aspettare la persona giusta nella vita. E questa è una cosa, cioè molto spesso ci accontentiamo, no? La solitudine è un brutto mostro, per cui quando siamo soli tendiamo spesso a farci piacere delle persone, delle situazioni che in realtà non sono adatte a noi. Avere la forza di rimanere soli anche nei momenti in cui sarebbe più facile accompagnarsi a qualcuno, però poi è un modo per avere poi essere pronti per quando arriva l'incontro giusto, essere disposti e disponibili. E tu eri pronto. Insomma, tutti e due ci siamo trovati veramente in un momento che 6 mesi prima probabilmente non sarebbe stato un incontro. Slide and roll, esatto, è quello che dico sempre io, no? Gli incontri. È stato il momento giusto. E il 29 giugno poi è arrivato anche il matrimonio. Quello era già nato Tommaso. Sì. Mi avete mandato le foto, credo il giorno dopo Simona mi ha mandato le vostre spero foto. Spero che adesso tu questa foto non ce la manderai in onda no, adesso. No, queste sono delle foto che si possono mandare. Ah, ci sono delle foto quindi? Sì, credo di sì, c'è un bel filmato, c'è cioè il tuo matrimonio, il filmato. Che non l'ho mai visto però, ma il famoso filmino del matrimonio. Is it the look in your eyes, or is it this dancing juice? Who cares, baby? I think I wanna marry you. Io ho il sospetto di chi abbia dato queste immagini, non sono io. Io poi sono negato con i social, Mara, non so neanche. Non sono un nativo digitale, sono un moribondo digitale. Ma l'emozione di quel giorno? Guarda, non è io quando mi avete visto al microfono, c'erano solo i parenti, era una cosa limite, stavo dicendo, questo non è il mio primo matrimonio, ma è l'ultimo, ve lo assicuro. Non ne farò questo. Di questo ne sono assolutamente certo. L'ho detto anche alla sposa, anche con un tono un po' minaccioso. Ho detto, guarda, non farti illusioni, non ti libererai più di me. Massimo, quando è nata l'idea però di scrivere questo libro? Ma guarda, prima che tu venga al mondo. In realtà l'idea veramente mi è venuta quando l'ho stretto fra le braccia la prima volta, in ospedale, in clinica, e nello stesso tempo il libro finisce esattamente un attimo prima di quel momento, perché il libro comincia con il suo concepimento, sono 9 capitoli, sì. -9, -8, -7, fino al -1, e il libro finisce esattamente nel momento in cui si apre quella porta, io entro,
Io dico appunto nel libro, ripeto sempre questa frase che penso riguardi tutti noi, cioè quando è stata l'ultima volta che hai fatto qualcosa per la prima volta? Perché è davvero questo il segreto della vita. Sono arrivato a 58 anni, ormai 59, per capire questo. Ti racconto questo, Mara. Qualche settimana fa Tommaso, che è il nome del nostro figlio, ha ghermito dalla tavola, perché adesso sta già sul seggiolone, un cracker, e ha tentato di mangiarlo. Ora, io vi giuro, ogni tanto guardo questo piccolo video dove c'è la faccia di nostro figlio che guarda questo cracker. Io vorrei che tutti noi guardassimo la vita come lui guarda quel cracker. Sì. Cioè, la scoperta, l'emozione, la voglia di provare una cosa nuova. Perché se noi riuscissimo a vivere così, ma come saremmo tutti più felici? Come la prima volta. La prima volta, perché lui era la prima volta che toccava questo oggetto che aveva quegli strani rumori, e poi ha provato anche a metterselo in bocca. Quindi è davvero un'emozione. Ecco, noi purtroppo, se ci pensate, durante il giorno quasi tutte le nostre azioni sono azioni che abbiamo già fatto altre volte, no? Sono abitudinari. Fare qualcosa che non hai mai fatto prima e metterti in gioco e scoprire. E per me, appunto, alla fine del libro lo dico, quando è stata l'ultima volta che ho fatto una cosa per la prima volta, adesso vado a incontrare mio figlio alla mia età. Senti, poi nel libro parli anche un po', no, c'è anche l'altro bambino, no, Diego, no, che è il figlio, è il vero protagonista. È il figlio di Simona, nato da una precedente relazione, col suo papà che vive lontano e che è un padre comunque presente. Però tra voi due è nato un rapporto. Sì, sì. Siete la banda, insomma, Simona, non so come dirlo, dice, di complicità. Simona sostiene che in realtà io mi sono innamorato di lei, ma in realtà perché volevo stare con Diego. Con Diego. Perché abbiamo questo legame fortissimo. Che... Perché tu hai detto adesso arriva un altro, ma io e te siamo sempre dalla siamo nostra... soci, perché il lo tema chiamate era... il cagone, quello... No, lo scagazzone. Lo scagazzone, sì. Lo scagazzone verde, perché lui aveva saputo che i neonati fanno la cacca verde, quindi per alcuni mesi a casa nostra si è parlato spesso a tavola solo di questo tema, il colore della cacca dei neonati, che sono delle cene meravigliose, come potete immaginare. Questo è normale. Che bello. Però... Sai che è bellissimo averti qua? Ed è bellissimo parlare di questo, parlare di Simone, di Diego, di Tommaso, cioè perché questa è vita, la tua vita. Noi abbiamo un altro... No, aiuto. Amore, sai che... Un altro filmato, sì. Temo. Sì, per Tommaso. È per te che a volte piove a giugno, per te il sorriso degli umani, è per te un'aranciata fresca, per te lo scodinzolo dei cani, è per te il colore delle foglie, la forma strana delle nuvole, è per te il succo delle mele, è per te il rosso delle fragole, è per te ogni cosa che c'è in anima. Per te ogni cosa che c'è in anime. Ma la bellezza! Quest'ultima foto l'ha fatto un nostro amico, lo voglio citare, Giuseppe Di Piazza, che oltre che un grande giornalista è un fotografo straordinario. E ci ha fatto questa foto su un prato che sembra è una foto d'artista, ma l'artista è lui, e diciamo, è riuscito a rendere bello persino me, pensate cosa è riuscito a fare in questa foto. Senti, hai pareggiato i conti con la vita? Ma io non mi sento, è una bella domanda, Mara, è una bella domanda che tutti ci facciamo tutti spesso. Sai, ma... anche perché te la faccio, nel senso che questa è la felicità. Sì, cioè io, la cosa è questa, io ho perso la mia famiglia quando è morta mia mamma, perché mio padre era un uomo meraviglioso per altri versi, ma non era un uomo di famiglia. E l'ho ritrovata adesso, e la mia famiglia comprende innanzitutto Diego, perché ormai sono sempre più numerose le famiglie in cui i fratelli, non c'è più la famiglia tradizionale. E io ho capito, vivendolo sulla mia pelle, una cosa che ti voglio dire, ma di cuore, perché l'ho provata. La famiglia è dove c'è amore, non importa chi la compone. La famiglia è dove c'è amore. Io vedo questi due fratelli, io, il papà di Diego, Simona, non importa, è tutto scombiccherato, ma è tutto meravigliosamente caldo, vero. C'è amore, sono bambini che crescono in un contesto di luce, poi con tutti i problemi, le difficoltà, ma di luce, la sostanza, non è la forma che conta, c'è tanta ipocrisia, no? Tanta. E tanti ruoli costruiti. Come te, Massimo. L'amore. La famiglia è dove c'è amore.
Hai detto una cosa grande. Anche questa signora, io posso dirlo, è una grande mamma, e io non lo so, ha una grande mamma. Forse sono più una grande nonostante mamma. Nonostante faccia un lavoro che, diciamo così, la assorbe abbastanza, eufemismo, però è una grande grazie, mamma. Grazie Massimo, davvero sono stata molto felice. Il libro è già uscito? Sì, è uscito l'altro giorno. Prima che tu venga al mondo, e io veramente lo consiglio perché è un libro d'amore. E dove c'è amore, c'è casa. Massimo Gravellini! Gravellini!